tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Chiara di Wellness with Chiara R. Oggi vi voglio parlare della mia esperienza all'Expo di Milano. Sono stata qualche giorno fa e volevo ringraziare Ortoromi Insalate d'Arte che mi ha permesso, che mi ha scelto come una delle sue reporter, quindi mi ha permesso di andare a visitare l'Expo e di darvi il mio punto di vista, di raccontarvi la mia esperienza. Devo dire che non è un video facile per me da girare perché ho tantissime idee ed è difficile dargli un ordine logico, però mi sono fatta una micro scaletta perché comunque voglio darvi più informazioni possibili, anche perché l'Expo è iniziato il 1° maggio e chiuderà il 31 ottobre, quindi c'è ancora tanto tanto tempo per chi volesse andarlo a visitare. Prima di tutto partiamo con le informazioni organizzative, i biglietti. Tutte le tariffe dei biglietti le potete trovare sul sito ufficiale dell'Expo, però vi consiglio di fare una piccola ricerca su Google perché ultimamente per esempio il sito Groupon ha tirato fuori delle offerte per biglietti, due biglietti praticamente al prezzo di uno o i biglietti femmini, per cui riuscite anche a risparmiare un qualcosina. Oppure c'è il servizio della raccolta punti Esselunga e potete andare anche qui a risparmiare qualcosina. Riuscite a trovare comunque, se vi guardate in giro, delle offerte per ottenere un biglietto ad un prezzo un pochino agevolato. I biglietti sono di due tipi, a data aperta e a data chiusa. Questo perché? La data aperta è quella che avevo io. Si acquista un biglietto, non si sa precisamente quando si potrà andare, e quindi lo si acquista e lo si tiene in stand-by. Come funziona la data aperta? Nel momento in cui si decide quando si vuole andare, bisogna registrarsi sul sito dell'Expo e scegliere la data in cui si vorrà partecipare a questa grande fiera. Questo perché quando arriverete all'Expo vi renderete conto che non ci sono biglietterie, ma solamente un grande gate, un grande check-in e check-out di persone, un po' come all'aeroporto. Il vostro zaino o la vostra borsa passerà sotto il metal detector come voi. Non ci sono biglietterie perché tutto viene gestito online, in modo che nel momento in cui si raggiunge il tetto massimo di persone che possono entrare quel giorno, i biglietti vengono chiusi, i biglietti venduti per quella data X vengono chiusi. Non vengono quindi venduti più biglietti della capienza massima di persone possibili per quella fiera. Quindi per chi ha una data, un biglietto data aperta, lo si gestisce così, è molto facile la registrazione sul sito. Come raggiungere l'Expo? Ci sono due modi, ovviamente o in macchina o con i mezzi pubblici. Per chi decide di andare in macchina ci si può orientare per lasciare la macchina in uno dei vari parcheggi che sono stati organizzati per l'Expo. Ovviamente anche qui bisogna prenotare per tempo il proprio posto attraverso uno dei vari siti ufficiali dell'Expo. Attraverso i mezzi pubblici, ovviamente il treno, Trenitalia. Io mi sono trovata molto bene, avendo prenotato il tutto oltre un mese prima, ho anche trovato delle offerte in economy e super economy. Inoltre devo dire che nel momento in cui si arriva a Roffiera, la fiera è lì, cioè è veramente facilissimo arrivarci, sono 2 minuti a piedi neanche. È tutto molto molto organizzato e all'interno della stazione Roffiera trovate anche degli addetti molto molto gentili che vi fanno orientare in base anche se avete domande o se non siete mai stati in quella città, anche per orientarvi, sono veramente molto molto carini. Altra cosa che vi volevo dire, vestitevi belli comodi e preparatevi e munitevi di santa pazienza perché il vostro must have sarà facciamo la coda. Si fa la coda per qualsiasi cosa, l'unico posto dove non ho fatto la coda è stata la toilette. Ironia della sorte, dove di solito ci sono delle code immense. La coda la si fa ovunque, perché comunque c'è tantissima gente anche in infrasettimana, quindi anche durante la settimana, non solo nel weekend. Quindi vestitevi comodi, se andate in compagnia, cercate di organizzarvi con delle persone che abbiano realmente voglia di vivere appieno questa esperienza e abbiano realmente voglia anche di stare fermi dalle 2 alle 4 ore in coda sotto il sole.
perché i cluster, quelli più importanti dei paesi, quelli diciamo con cui si ha maggiore aspettativa, come per esempio la Cina, gli Emirati Arabi, il padiglione Palazzo Italia o il Kazakistan, ci sono code che arrivano anche a 4 ore di attesa. Quindi lì veramente bisogna essere in compagnia di persone che abbiano molto, molto spirito zen, perché le attese sono lunghe. Come organizzare la visita? Ve l'ho detto, alla fine il tutto sta a voi. Sembra molto più difficile raccontarlo e farlo prima che quando sarete là. Io ho anche pernottato e ho trovato un piccolo bed and breakfast a Vanzago, che ha 2 fermate di stazione da Rofiera, treno in direzione Varese, si chiama Dolce Riposo. Mi sono trovata benissimo perché appunto ha 2 fermate di stazione da Rofiera e poi a 5 minuti a piedi dalla stazione. Se decidete di pernottare, lì arriva la parte più difficile, perché veramente vi dovete muovere mesi prima, almeno un mese prima, perché tantissimi saranno i no che otterrete, tantissimi saranno i prezzi alti, sparati, esagerati che vi daranno. A parte appunto questo bed and breakfast, che è stato tra i più onesti che mi ha risposto e che è stato anche molto gentile e con cui mi sono appunto trovata bene. Ma andiamo nel clou della fiera, appunto l'Expo. Quando arrivate, ovviamente le code iniziano già dal check-in, chiamiamolo così. Code abbastanza scorrevole in realtà. Il vostro zainetto passerà sotto un metal detector e anche voi. L'elenco degli oggetti che non potrete portare all'interno dell'Expo è presente sul sito ufficiale, quindi se avete dei dubbi guardate che lo trovate. Dopodiché si viene diciamo accolti da un grande esercito, io lo chiamo così, un esercito di statue immense, che è stato anche difficilissimo fotografarle perché sono altissime e ognuna di queste rappresenta un qualcosa. C'è la statua del vino, Euro, la statua della frutta, Macedonia, la statua del pane, e quindi già da qui si capisce qual è il fulcro di questa grande fiera. Quindi quale sarà la presenza, l'onnipresenza all'interno della fiera, che è il cibo. Però di questo tema poi ne parliamo. Quello che dovete capire, appena arrivate all'Expo, prendete la cartina che vi regalano i vari ragazzi che circolano all'interno della strada principale, fermatevi un secondo e cercate di capire quali cluster fare, quali aree tematiche vi possono interessare, lanciatevi lì, perché un giorno non è sufficiente per visitare 1,1 milione di metri quadrati dell'Expo, ovvero 36.650 metri quadrati di cluster. È impossibile. Quindi non vi lanciate dicendo iniziamo da questo, questo, questo ogni volta che vedete qualcosa, perché vi perderete e non arriverete neanche a metà della fiera. Quindi fermatevi e guardate la cartina. La cartina in oggetto è questa qui. Io ho dei vari timbri, perché l'altra cosa che vi cercheranno di dare all'ingresso dell'Expo, però il pagamento costa 5 euro, è il passaporto, perché ogni volta che farete un cluster avrete la possibilità di avere un timbrino. Io i timbrini me li sono fatti fare sulla cartina. E la cartina è questa qua, non so se riuscite a vederla tutta. E in base a dove entrerete, poi avete un excursus di tutte le aree tematiche. Il mio più grande errore è stato quello di andare a questa fiera con una persona che non sapeva bene cosa si aspettava e soprattutto non poteva reggere a grandi grandi code. Anche perché inaspettatamente è stata una giornata calda e tutte le maggior parti delle code sono sotto il sole. E stare anche un'ora sotto il sole in certi momenti è stato veramente pesante. In ogni modo, di altre tematiche ce ne sono tante. Io quelle iniziali le ho fatte. Ho fatto il riso, il cacao cioccolato, il caffè, frutta e legumi, le spezie. Quella che maggiormente mi ha deluso è stata quella sul riso. Non vi so dire bene il motivo, però mi ha deluso. Mentre quella che mi ha colpito è stata quella del caffè, perché all'interno di quest'area tematica si trovavano tanti piccoli paesini, che sono i produttori appunto principali del caffè, avevano dei piccoli, tipo delle piccole stanze
E quando entravi era pervaso da questo calore, solarità, da questi forti colori tipici dei loro paesi. E ognuno ha cercato di mettere più in mostra il proprio prodotto. E si aveva la possibilità di snasare, di toccare il caffè e di rendersi conto, stanza dopo stanza, paese dopo paese, di quanto cambia l'aroma in ogni singolo paese per il caffè. E per me, che amo il caffè, è stato veramente il top, perché veramente mi sono divertita a sentire le diversità di aroma dei vari caffè. E la cosa particolare è che ogni paese mostrava anche il chicco pretostatura, ovvero il caffè verde. E mi sono stupita di quante persone non sapessero cosa fosse. Semplicemente il caffè verde e il chicco non tostato. Tutto qui. L'area del cacao e del cioccolato non è niente di che, fondamentalmente, nel senso sì, è carina, però poi è una grande rappresentanza di grandi marchi. Per esempio c'è un grande stand della Lidl, della Lindt, la Pernigotti. Ovviamente non si poteva assaggiare nulla da nessuna parte, ma assaggiare acquistando. Lo stand invece di frutta e legumi e spezie mi è piaciuto tantissimo, perché ogni paese ha cercato di riprodurre delle piccole coltivazioni, per cui secondo me sono delle aree tematiche molto interessanti per tutte le varie scolaresche o per le persone anche che non abitano in campagna e non hanno la minima idea di come sia per esempio la pianta di soia. Un esempio stupido che sto facendo. Le ho trovate molto molto carine, molto molto istruttive. E soprattutto ogni paese mostrava quali sono le loro ricchezze, le ricchezze della loro terra. I paesi, ovviamente io ho visitato poi dei cluster, non i cluster più importanti, perché portavano code dalle 3 alle 4 ore. Sto parlando della Cina, del Palazzo Italia, sto parlando anche del Kazakistan, Emirati Arabi, Azerbaijan. Era letteralmente impossibile riuscire a farli. Anche alle 7 di sera gli Emirati Arabi portavano una coda di 2 ore e mezza. Era impossibile mettersi in coda, veramente. E ho un gran rammarico su questo. Però per esempio dell'Italia, il Palazzo Italia l'ho visitato sotto, e poi ho visitato tutta la grande area degli Italy. La cosa un po' particolare della grande area dell'Eat Italy è il supermercato del futuro, marchiato Coop. Allora, se andate all'Expo, fateci un giro e poi ditemi la vostra. Io nel momento in cui sono uscita da quel grande padiglione, da quel grande supermercato del futuro, mi sono fatta una domanda e ho fatto anche una riflessione. La domanda è: quante Coop, quanti ipermercati Coop riusciranno a trasformarsi in quel supermercato del futuro? Poi vi spiego perché. L'altra cosa è: si è trovato un altro modo della mia riflessione per togliere delle forze lavoro. Perché? Perché questo grande supermercato del futuro, dove appunto c'era una grande rappresentanza di tutti i prodotti Coop e non solo, che si possono trovare all'interno appunto di questa catena di supermercati e ipermercati, e che i classici cartelli con i prezzi sono stati soppiazzati da degli schermi multidisciplinari, dove c'è la foto del prodotto che vedete sotto, il prezzo e i valori nutrizionali. Molto valido, molto interessante. Però al contempo stesso, in un'altra area, si vedevano delle mani robotiche che inscatolavano, preparavano tutti i vari piattini, tipo i piattini di frutta, le scatoline di frutta, che magari l'operatore fisico fa al mattino in quel supermercato. Ed è qui la mia riflessione. Your net.
passo nella foresta pluviale. Se dovevo far coda solo per visitare la foresta pluviale, sinceramente ci sarei rimasta abbastanza male, perché non è nulla di che, sì, c'è qualche rappresentanza della foresta pluviale, per esempio c'è in 3D gli animali che puoi incontrare e poi pian piano che cammini si vede la Malesia di oggi con me, però non è nulla di che. L'altro paese che mi ha colpito è stato quello del Regno Unito, l'UK, la struttura dell'UK, perché? Perché dall'esterno era questa grande struttura, questa grande rete che non si riusciva a capire cosa fosse. Iniziamo la coda. Coda con un percorso come se fossimo un piccolo insettino all'interno di un alveare. E quindi già da lì si capiva cosa fosse questa rete. Un percorso un po' immerso nella natura, ma il fulcro di tutto questo padiglione era l'ape. Loro hanno portato in rappresentanza di tutto il loro paese una sola ricchezza, che è l'ape e il miele. Quindi non hanno portato la rappresentanza di tutti i loro prodotti alimentari, ma una sola cosa. La loro ricchezza è l'ape e il miele, ma hanno anche portato in rappresentanza con la costruzione di questo magnifico alveare qual è il loro progetto di sostenibilità, perché si sa che le api è uno di quegli animali che ormai sono in via di estinzione. E loro stanno cercando sempre di più di studiare dei metodi per evitare che le api muoiano prima del tempo. Uno, per preservare la loro vita, due, per mantenere costante la produzione di questo prodotto che è appunto il miele. Ed è uno di quei padiglioni che per messaggio, per struttura, mi sono piaciuti. Altre strutture che mi sono piaciute proprio esteticamente è stato quello della Polonia, perché per entrare nel padiglione della Polonia, nel castello della Polonia, cammini in mezzo a delle pareti costruite con delle cassette di legna e lì avete, diciamo, degli assaggini a base di mela buonissimi. Altra cosa, la Spagna e l'Italia. Quando entri nelle loro aree capisci che sono i paesi della buona tavola, perché loro alla fine vogliono rappresentare quello, né più né meno. La Spagna, nel padiglione della Spagna, la stanza più bella è quella che è tappezzata di piatti, perché magicamente vengono fatti vivere attraverso un gioco di luci e di immagini, e vi lascio qui in sovrappressione il video così potete capire di cosa sto parlando. Sono dei paesi che amano la buona tavola. In Francia, per esempio, le pareti e i tetti sono proprio tappezzati, decorati con tutti i prodotti tipici di ogni regione della Francia. E si può anche poi assaggiare le loro eccellenze di panificio, quindi la baguette e il croissant, il pane al cioccolà e quant'altro. Altro stand che ho visitato è stato quello della Coca-Cola, io lo chiamo stand, ma anche qui è un cluster, un piccolo padiglione. E qua si aprirà una polemica, ma come? Ma parli di un prodotto che non è salutare. È stato comunque una bella esperienza,
perché è stato uno di quei padiglioni molto molto interattivi, molto molto giocosi e molto interessanti, perché per esempio ho scoperto che in Italia sono 6 gli stabilimenti marchiati Coca-Cola, quindi danno da lavorare a tantissime persone, che la Coca-Cola ha 3500 prodotti, di cui sia succhi di frutta che acque minerali, in Italia ne ha ben 2, io non lo sapevo, sapevo che la Coca-Cola ha delle sottocategorie che sono dei gusti, ma non sapevo che producesse anche succhi di frutta e acque. E quindi è stato molto interessante, soprattutto perché al piano di sopra c'erano delle opere in stile pop, di cui anche un'opera di Andy Warhol, e vi lascio la foto così la potete vedere. Mi spiace per il riflesso, ma era tutto ovviamente protetto da del vetro, da appunto da una struttura in vetro. In realtà poi ho visitato tanti altri piccoli cluster, tanti altri piccoli paesi, ho visitato anche per esempio il Brasile, l'Ecuador, i paesi diciamo sudamericani, ma ho visitato anche l'Irlanda, il Nepal, il Sudan, l'Angola, il Belgio. In realtà ho visitato tante piccole cosine. E ogni volta che entravo, anzi ancora prima di entrare, dicevo dai, andiamo a farci un giro lì in quel paese che non vedo mai. È per questo che ho un po' di rammarico per non aver fatto la coda nei grandi cluster, perché avevo tantissima aspettativa, però sto cercando di organizzarmi per fare un altro piccolo salto all'Expo, perché ripeto, un giorno non è sufficiente per visitarlo tutto. Per esempio tutta l'area finale io in realtà non l'ho neanche vista, non mi sono nemmeno avvicinata, vi giuro, io ho camminato tantissimissimo e mi manca tutta la parte del Marocco, la Turchia, Monaco, Giappone, Slovacchia, Federazione Russa, Estonia, Indonesia, il Qatar, il Kuwait, gli Stati Uniti d'America, me ne manca, non ci sono neanche arrivata a vederli da lontano, da fuori, perché comunque il tempo lo perdevi, lo investivi, è brutto dirlo, perdere, lo investivi, per comunque anche capire perché quel paese avesse ricreato quella cosa, avesse portato quella cosa, perché è vero che il tema che vedi principalmente è il cibo, c'è cibo ovunque, tu puoi mangiare ovunque, puoi bere ovunque, a qualsiasi ora di tutta la durata della giornata Expo, da quando apre a quando chiude. Però in realtà non è l'unico tema, perché poi se vai a parlare con gli addetti di quel paese, ti rendi conto che loro hanno portato quella determinata cosa, ma presentano anche un progetto di sostenibilità, un progetto di preservare il loro tesoro, il tesoro delle loro terre, onde evitare che quello che oggi, che i loro avi avevano con grande ricchezza, in grande quantità, e che loro oggi hanno in diciamo quantità più basse, i loro figli lo possono ancora avere, lo possono ancora utilizzare, lo possono ancora conoscere. Ed è questo, secondo me, il vero tema. L'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi sulla zona Coca-Cola è che quando farete il giro dell'Expo vi farete una domanda. L'Expo finisce il 31 ottobre, dopodiché verrà smantellato tutto. Nel momento in cui viene smantellato tutto, quell'area lì cosa diventa? Sarà un'altra area dimenticata? Sarà un altro fallimento italiano di un'area cementata dimenticata? Per esempio l'area Coca-Cola diventerà un campo da basket a spese Coca-Cola, che poi verrà donato, non mi ricordo bene se al comune di Milano o quant'altro. Quindi in realtà qualcuno ha già l'idea di trasformare l'area che hanno occupato in qualcos'altro di utile. Coca-Cola lo trasforma in un campo da basket perché loro sono sponsor di diversi sport, insomma, da quello che ho capito. E poi sarebbe un peccato che nel momento in cui venisse smantellato tutto, tra cui padiglioni veramente bellissimi esternamente da vedere, perché tutta l'area Expo è circondata da un fiume d'acqua, ci sono tantissimi laghetti d'acqua, tantissime aree verdi, tantissimi alberi. E sarebbe bello che tutta l'area venisse poi rivalutata in qualcosa di veramente sostenibile. Lo spettacolo dell'albero della vita, in realtà l'albero della vita, lo spettacolo dell'albero della vita c'è a qualsiasi ora. Per esempio alle 5 ore in coda appunto al padiglione della Coca-Cola e intra in un angolo, ho visto un pezzo dello spettacolo dell'albero della vita con i fumi
dei colori della bandiera tricolore dell'Italia, come se fossero delle frecce tricolore. Alle 7 sono andata a vedere lo spettacolo. Gioco di luci, giochi d'acqua, vi lascio il video perché le mie parole sicuramente non sono sufficienti per descrivere l'emozione che ho provato mentre lo guardavo e registravo appunto questo magnifico spettacolo. Un contributo dal nostro sponsor Orgoglio Brescia. Go!
dovete assolutamente perdere, potete perdervi di andare a visitare un cluster, ma non quello, perché vi lascerà un qualcosa. E l'albero della vita era come me lo aspettavo, grosso così, bello così, come l'avevo visto in tante foto, in tanti video, è stato veramente molto molto emozionante. Ma parliamo di dove andare a mangiare. In realtà si può mangiare e bere a qualsiasi ora, in qualsiasi angolo dell'Expo. C'è l'imbarazzo della scelta e potete mangiare in base anche alle vostre esigenze economiche, anche se i prezzi partono dal minimo di 8 euro circa in su. Non è propriamente a buon mercato, però per essere una fiera un prezzo base c'è, come il tacco in tantissime altre fiere. Io ho mangiato per esempio a pranzo in una viuzza tra il cluster della Polonia e un altro cluster dove c'era il cibo da strada e ho trovato un baracchino che faceva un piatto unico a base di cereali e legumi, verdura, e mi sono fatto un bel piattone di bulgur, due quinoa, la bianca e la rossa e tante verdure. E a cena ho mangiato in uno dei tanti ristoranti della Cirra, dove appunto si possono trovare tantissime insalate, tra cui insalata arte di ortoromi. Insomma, anche per vegetariani e vegani comunque c'è una grande scelta. Dico anche per vegetariani e vegani perché la maggior parte dei ristoranti, dei bar o comunque del cibo che si trovano nei vari paesi sono a base di prodotti animali, quindi carne e pesce. Per esempio nel ristorante della Cina io mi sono stupita ma non c'era neanche un piatto per me perché o c'era carne o c'era pesce, mi è dispiaciuto parecchio, sono sincera. Quindi volendo si può mangiare un po' ovunque e per il bere io vi consiglio di portarvi per il viaggio una bottiglietta a mezzo litro d'acqua che poi potrete andare a riempire nelle colonnine d'acqua che troverete sparpagliate un po' ovunque nella zona dell'Expo e che sono indicate anche qui sulla cartina. E la particolarità di queste colonnine è che potete scegliere tra acqua naturale e acqua frizzante, cioè veramente l'hanno studiata all'ennesima potenza stra bene. Per chi è bambini c'è anche il Children Park, veramente molto molto bello, dove trovate tanti addetti, tanti giovani ragazzi, gentilissimi, perché io ho visto che comunque è tutto stra organizzato bene, dove ognuno si può sentire a proprio agio. Io ho cercato di fare un po' ordine di idee, sicuramente mi sono dimenticata di raccontarvi qualcosa e dirvi qualcosa, spero solamente che le immagini che vi ho lasciato, le foto e video, vi possano dire un qualcosa in più. Questa è la mia opinione sincera, ripeto, un giorno non basta per farsi un'idea su cosa sia l'Expo e su quali siano realmente i messaggi che ciascun paese hanno voluto portare con questa fiera. Non andate con dei pregiudizi, non andate con delle idee preimpostate da altri, andate con una mente aperta, libera e curiosa. E allora potrete apprezzare questa grande fiera. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!